Fiorenza Calogero, cantante, musicista e performer napoletana, ha presentato questa mattina all'Agora Dema il suo quarto lavoro discografico, Nun Tardar Sol, scritto, arrangiato e diretto da Enzo Avitabile, presente all'incontro. La collaborazione tra i due artisti è di lunga data. Fiorenza, infatti, è tra i protagonisti del film Enzo Avitabile Music Life, diretto dal premio Oscar Jonathan Demme, e in quest'album Avitabile è l'autore di 10 brani originali e 2 canzoni tradizionali, di un lavoro che passa in rassegna la sacralità della vita quotidiana. Questo disco, Nun Tardare Sole, è una grande prova di musica colta popolare con il linguaggio ovviamente di Enzo Avitabile, che si rifà alla tradizione ma con un linguaggio di oggi, metropolitano, e avendolo scritto per una donna, per una voce femminile, è riuscito assolutamente a coglierne la sensibilità, l'amore, le paure. E io sono felice e onorata perché avere oggi un intero disco scritto da uno dei più grandi artisti contemporanei, per me si è realizzato un sogno. Nel 2010 il regista John Turturro si innamora della sua vocalità e le affida nel suo film Passione l'interpretazione del canto delle lavandaie del Vomero, la più antica traccia delle canzoni napoletane, un'autentica perla del patrimonio tradizionale.